pomeriggio. Allora, io in 10 minuti vi devo raccontare un progetto che si sviluppa in un arco di 50 anni. Quindi è una sfida. Una sfida contro il tempo. Proprio da questa idea io sono voluto partire per raccontarvi questa storia. Ogni cosa che facciamo può essere vista come una sfida contro il tempo. Una sfida gloriosa, con tanto di schiaffo col guanto. Perché noi sappiamo che contro il tempo perderemo. Prima o poi il tempo vince. Per dire, prepariamo un discorso e già la prima volta che lo proviamo ci accorgiamo di aver perso qualcosa. Oppure inauguriamo un palazzo e già vediamo, intravediamo le crepe che prima o poi lo distruggeranno. Il tempo vince sempre. Un giornalista americano ha provato a immaginare cosa succederebbe al mondo se noi sparissimo. Bene, le grandi città del Nord America, secondo lui, inizierebbero a collassare solo dopo poche settimane. Le nostre stesse case inizierebbero a rompersi, a crollare, inverno dopo inverno. Basta una rondine che si schianta contro il vetro e lo rompe, basta un tubo che scoppia quando congela l'acqua e l'acqua inizia a entrare, con l'acqua le spore, i semi, gli animali. Secondo lui questi animali sarebbero gatti. Perché i gatti se la spasserebbero tra le rovine della nostra città, mentre i cani si estinguerebbero. Certo, possiamo avere una visione più ottimistica. Per esempio, questo è un luogo che ci spinge ad avere una visione ottimistica. Qui, fino a 5 anni fa, c'era una distesa di ortiche. I muri scrostati, al posto di questo palco, mi hanno detto, un bellissimo fico. E oggi ci siamo noi. Oppure, per oggi ci siamo noi. Io scommetto che qua sotto, sotto forma di radice coriacea, il fico sta solo aspettando il suo turno. Quindi mi sbrigo con la storia. La storia inizia 50 anni fa. Alla fine degli anni 60, così mi hanno detto, Torino stava vivendo una crisi abitativa senza eguali. Aveva 1.200.000 abitanti, vuol dire un terzo più di ora e molte meno case. Così, per provare ad arginare questo problema, venne progettato un nuovo quartiere a nord, verso Settimo, proseguendo quello degli anni 50 della Falchera. Nell'inverno tra il 74 e il 75 tutti gli appartamenti, i palazzi, furono occupati o assegnati a nuove famiglie, ma non erano ancora pronti. Quando queste nuove famiglie arrivarono, quello che trovarono furono strade senza neanche i numeri civici, anzi, senza neanche le strade direttamente. Hanno detto erano distese di terra o, se pioveva, di fango. Hanno detto che c'erano ancora le gru, i camion, c'era il cantiere anche del raccordo autostradale che veniva costruito lì accanto. Hanno detto che i palazzi erano meravigliosi di 10 piani, ma siccome non c'era l'elettricità, dovevano farli a piedi. Ora, io vi chiedo, non c'è nulla, di immaginare tutto questo, il fango, le gru, i camion. I nuovi abitanti hanno fatto la stessa cosa. Sono arrivati e hanno immaginato, certo non immaginavano il fango e le gru perché quelle ce le avevano lì, immaginavano roseti, ulivi, orti, gli stessi che avevano abbandonato, magari in Sicilia, in Calabria o in Puglia, prima di trasferirsi. Immaginavano di coprire il rumore del cantiere con il rumore degli uccelli sugli alberi. Immaginavano gli alberi, certo. Pensate che i nomi delle strade di quel nuovo quartiere sembravano scelti apposta per aiutare l'immaginazione. Via degli abeti, via delle querce, via degli ulivi, ma di alberi non ce n'era. Questo non impediva agli abitanti di immaginarli. Quindi Michele mi ha detto immaginava un ciliegio e un nipotino che ci giocava intorno. Domenico e Giordano, fichi, peschi. Tonino non immaginava niente perché aveva 2 anni quando arrivò. Di certo non sapeva che lì, sotto casa sua, sotto il suo palazzo, sarebbero nati 3 laghi, dove in quel momento c'erano solo delle cave di ghiaia usata per costruire le fondamenta delle case e delle strade. Bene, intorno a quei 3 specchi d'acqua, i sogni di Tonino, ma anche degli altri abitanti, iniziarono a prendere forma. Per la seconda volta vi chiedo di guardare dove non c'è niente e di immaginare pomodori, fagiolini, melanzane, i cardi che si raccolgono a dicembre e si mangiano a Natale, le zucche autunnali e le zucche estive. Gli abitanti hanno fatto questa cosa, hanno guardato dove non c'è nulla, hanno immaginato e poi si sono rimboccati le maniche, hanno comprato i guanti e hanno iniziato a coltivare. Perché per fare un orto non basta l'immaginazione, no? Mi hanno detto bisogna scavare, bisogna concimare,
Bisogna tornare giù la sera dal palazzo quando dalle finestre si spande l'odore del soffritto ed annaffiare, giorno dopo giorno. E poi quando arriva il frutto bisogna raccoglierlo, prendere i semi e farli seccare in casa durante l'inverno perché nessuno si fida delle piantine del vivaio. Ognuno deve fare le sue per ricontinuare il ciclo a marzo. Quello che mi hanno detto è che questi orti sono una sorta di macchina del tempo, perché ogni orto comunica con un altro orto. Cioè quando è lì, in ginocchio, no? Col naso tra le foglie di radicchio, l'ortolano può immaginare di essere nel suo campo di un tempo, dove lui è solo un ragazzo. L'ortolano allora era qualcun altro, suo padre, suo nonno, oppure suo suocero. L'orto in cui ha immaginato, ha iniziato, ha imparato a coltivare. Questo ha a che fare con il sentirsi a casa, con il trovare una radice, con il trovare una ciclicità nelle cose, nel pensare che anche se il tempo passa, niente è perduto. E così, l'ortolano, quello che aspetta di fare è trovare qualcuno con cui dare un giro alla ruota, ricominciare il ciclo, insegnargli a coltivare. Solo che non è facile, non è possibile, no? Io immagino che di ragazzi che vogliono imparare a coltivare da un anziano ce ne siano pochi. Io stesso ho un padre con un meraviglioso orto in Toscana e ogni volta che mi dice mi aiuti, gli dico sì, sì, c'è tempo. Però il tempo in questa storia ci gioca contro. Anche alla Falchera, anno dopo anno, questi orti sono diventati qualcos'altro. Era diventato difficile contenere gli smottamenti naturali da una parte, le intrusioni umane dall'altra. E così, intorno a quei tre laghi, oltre agli orti, sono iniziate a spuntare baracche di lamiera piene di mobili, e poi nei laghi rottami di automobili, di motorini, e poi sui laghi gommoni che la notte tiravano le reti per portare via i pesci. Di pesci nei due laghi più piccoli ne erano rimasti sempre meno, in quello vicino ai palazzi nessuno, solo moscerini e zanzare. In tutto questo, qualche ortolano continuava comunque a fare il suo orto. Chi coltiva lo sa. Niente è perduto, il tempo è ciclico. Dopo una stagione brutta verrà una stagione migliore, forse. E così è stato. Nel 2006 finalmente il Comune di Torino ha trovato la proprietà dei terreni che circondano le case su cui sorgevano gli orti e ha stretto un accordo che coinvolgeva anche i comuni limitrofi, un accordo per destinare tutta quell'area a un progetto di riqualificazione, per trasformarlo in un parco. Nel 2012 sono arrivati anche i soldi, grazie a un bando ministeriale, e poi dopo qualche anno di incontri e sopralluoghi, nel 2015 è iniziata un'altra stagione di buche. Solo che stavolta non erano le buche di un orto, ma quelle di un parco di 42 ettari. 2015, inizia il cantiere, la bonifica, vengono tolti sia gli alberi, sia le baracche, i rottami delle automobili, non c'è nulla di nuovo. Per la terza volta vi chiedo di immaginare quello che non si vede. Il fango, i tre laghi, i palazzi. E poi laggiù dove c'è l'autostrada, lo svincolo, il casello, un bosco. Sì, perché in questo momento stanno piantando gli alberi, centinaia di alberi. 820 secondo il progetto, più tutti gli arbusti. Se andate lì, in questo momento li vedete, tristi come stuzzicadenti. Però dateli 20 anni, 30 anni e li vedrete. Aceri. Ciliegi. Tornando più vicino, c'è il lago, quello vicino alle case, quello dei moscerini, per intenderci. Bene, se guardate quel lago, ora vedrete ragazzi che giocano a basket, perché il lago è stato riempito e verrà costruito sopra un campetto, più campetti, un'area di sgambamento per i cani. E le zanzare? E i gabbiani? E le papere? Le papere faranno un piccolo giro. 10 metri più in là c'è il lago grande. Quello è stato mantenuto e anzi le sue sponde sono state consolidate. Da una parte, dove il declivio è più dolce, è stata realizzata una spiaggetta. Così che nuovamente, come tanto tempo fa, gli abitanti della Falchera potranno nelle sere calde d'estate scendere e mettere i piedi a bagno e immaginarsi il mare, il loro mare, male al mare, alla Falchera. Certo. Gli abitanti non possono andare dappertutto. In mezzo al lago è stata lasciata un'isola verde, coltivata a macchia. Su quest'isola si pensa che prima o poi potrà arrivare persino la cicogna.
Fare un progetto significa anche dialogare con quello che ci accade intorno, con qualcosa di vivo, no? Di inaspettato. Come questo. Durante i cantieri, mentre c'erano le ruspe e i camion, è stato avvistato per la prima volta un raro uccello lacustre, il basettino. Nel terzo lago, che ormai è il secondo, è stato tenuto conto di questo. Ve lo lascio qua. I passaggi pedonali e quelli ciclabili faranno un giro più largo per lasciare posto alla nidificazione di questo uccello. Poi oltre il terzo lago, che ormai è il secondo, ci sono i campi coltivati, c'è il parco estensivo e infine ci sono gli orti vicino ai palazzi. Gli orti saranno 120 e saranno ricostruiti, saluto l'ortolano, con tutti gli attacchi alla luce, all'acqua, i casotti di cemento. Gli ortolani, ogni giorno che sono andato lì, erano lì a controllare se erano finiti. Insieme agli ortolani, dagli alberi e dai palazzi aspettano anche i corvi. Oltre agli orti degli ortolani ci sarà un orto più grande che non viene assegnato a nessuno se non a progetti didattici e comunitari, perché tornando a quello che dicevamo prima, l'agricoltura è una forma di cultura e può essere insegnata, trasmessa da chi la conosce a qualcuno di più giovane. Tutto questo è stato possibile solo mediante un'opera di mediazione, ascolto. È stato creato un comitato alla Falchera che ha censito gli orti e gli ortolani e ha organizzato gli incontri con i tecnici e i progettisti del comune. Insieme sono state valutate le destinazioni per gli spazi, i regolamenti che saranno vigenti quando saranno pronti e i criteri di assegnazione degli orti. Immaginate il trauma di vedere anni di alberi, di orti e poi le baracche e poi i rottami quando vengono tolti dalle ruspe, eppure nessuno ha protestato. Chi coltiva lo sa. Il tempo a volte è un ciclo. Tutto questo per rispondere al mio problema iniziale, al nostro problema. Come vincere la battaglia contro il tempo? In questo caso, la risposta è stata affidarsi alle persone e condividere un esercizio semplicissimo, quello di guardare dove non c'è niente e immaginare qualcosa insieme. Condividere una visione significa anche condividere la responsabilità di mantenerla viva. E perciò di dare un futuro a questo spazio, a questi spazi, negli anni. E a farlo dovremo essere proprio noi, come visitatori, proprio loro, come ortolani, tutti. Poi, la prospettiva finale è comunque che il tempo vince. Che magari fra 200-300 anni alla Falchera ci sarà un clima tropicale, il mare. Magari ci saranno i tucani e i fenicotteri, e noi niente. Oppure che a Torino ci saranno rimasti solo i gatti. Oppure che qui sarà finalmente tornato il fico alla Olde. Però, nel frattempo, noi possiamo dire di aver giocato la nostra battaglia, di averlo fatto insieme e forse, in un certo senso, di averla vinta. Grazie.